Allora, direttore, siamo al MUDEC di Milano per presentare il Festival della Salsiccia di Bra e di altri prodotti del territorio. Quindi questo festival sbarca in Lombardia a Milano. Con quali prospettive? Sì, abbiamo voluto concludere questo tour che è iniziato prima di agosto in vari luoghi di Liguria e del Piemonte, in Lombardia, in uno dei tempi dell'alta enogastronomia, il MUDEC di Milano, con un ristorante 3 stelle Michelin che veramente corona con grandissimo successo queste tappe che abbiamo fatto, questo percorso che è durato circa 3 mesi di avvicinamento, che ci ha dato tantissime soddisfazioni in termini di presenze di giornalisti, di istituzioni, di enti pubblici e privati. Abbiamo voluto fortemente sbarcare a Milano per la prima volta con l'evento Brass, che crediamo molto in una regione molto importante, molto vicina al Piemonte, una regione che ha tantissime potenzialità e che noi vogliamo sempre di più coinvolgere, proponendo il meglio di quanto possiamo fare. E oggi la salsiccia di Bra, insieme agli altri prodotti di Bra, diventa protagonista a Milano, una delle città più importanti d'Europa, in un luogo tra i più importanti di enogastronomia di altissimo livello d'Europa. E siamo veramente contenti e le aspettative che abbiamo per l'evento, che si terrà dal 19 al 22 di settembre, sono veramente molto, molto positive. C'è un interesse crescente e siamo sicuri di avere un grande pubblico, non solo proveniente da un'area, diciamo, limitata all'area braidese o alla provincia di Cuneo, al Piemonte, ma anche molto, molto da altre regioni del nord Italia. Sicuramente è un grandissimo onore, come comune di Bra, una cittadina tutto sommato di 30.000 abitanti, riuscire ad arrivare qua a Milano, qua al MUDEC. Il fatto che siamo ospiti di un 3 stelle Michelin significa che i nostri prodotti vengono ritenuti interessanti e quindi sicuramente anche attraverso questa vetrina potrebbe essere il modo per poter avvicinare soggetti che in questo momento forse neanche conoscono la nostra città al nostro territorio. Per cui siamo veramente orgogliosi e fiduciosi che Brass possa diventare veramente una nuova vetrina per far conoscere non solo la salsiccia, ma l'intero territorio in cui viviamo, quindi Bra, Langhe e Orio. L'enogastronomia italiana ha delle basi o delle eccellenze ben precise. Una di queste, evidentemente, è la diversità e la regionalità e la territorialità della sua offerta. E questi valori, insomma, e queste eccellenze hanno due grandissimi ritorni su due filiere importanti per il nostro paese. La filiera agroalimentare, di cui la ristorazione che io rappresento costituisce la vetrina capace di promuovere, individuare, valorizzare e trasferire quindi, sono i valori di questi prodotti, e l'altra per la filiera turistica, perché insomma il cibo costituisce uno dei fattori di attrazione di un'orientazione turistica sulla base della quale l'Italia ha costruito questo modello di offerta turistica in cui il cibo costituisce un elemento assolutamente attrattivo. È importantissimo che la salsiccia di Bra sbarchi anche a Milano, perché comunque devono far conoscere i prodotti italiani, la nostra particolarità, la nostra nazionalità. Da macellaio, impastare la salsiccia con le mani è come il panettiere quando impasta il pane, quindi è qualcosa che ti senti dentro, poi darlo a proporre ai clienti e sentire che è una cosa favolosa, buonissima. Penso che sia il miglior risultato per chi produce prodotti artigianali come questo. Siamo con lo chef Davide Boglioli al MUDEC di Milano per presentare il Festival della Salsiccia di Bra che sbarca anche in Lombardia a Milano oggi. Lo chef sarà il protagonista della cena di gala che aprirà questo festival. Come valorizzare questi prodotti di Bra nel contesto della cena di gala? Beh, intanto arriva la Sicilia, per me è un'emozione già solo essere a Bra perché è la mia città nativa e quindi appena ho saputo di questo super evento non vedevo l'ora di iniziare. Proporremo un menù di 5 portate, di cui una è a sorpresa. La prima portata sarà un sandwich Milano Bra, che praticamente racconta un po' il mio percorso, appunto da quando sono nato anche nella ristorazione a dove sono arrivato. Avremo un risotto imbranato, dove useremo il formaggio di Bra, in particolare il Bra duro, e andremo a mantecarlo con il vermut e basta, non vi svelo troppi ingredienti. Proseguiamo con una mucca, ho deciso di fare questo filetto di vacca, accompagnato da bietole e nocciola,
Poi chiuderemo con una sorpresa che è la zizzola, e rappresenta, diciamo, Bra, e quindi ho voluto rappresentarla, e la rappresentazione non ve la racconto, che sarà anche questa una sorpresa della serata.